Rapporto Coop 2021, per l'Italia una seconda giovinezza. Macfruit, la vetrina dell'ortofrutta, torna in presenza. La gentilezza migliora il clima aziendale. A seguire, 120 secondi di notizie. Finestra sui mercati. Presentata a Milano, l'anteprima digitale del rapporto Coop 2021, economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani. Il quadro che ne esce è quello di un paese ancora ferito dalla pandemia di Covid-19, ma con grande voglia di ripartenza. C'è una voglia di ripartenza importante, lo si vede nelle opinioni dei cittadini, anche dei manager dell'industria della distribuzione. C'è la voglia davvero di ripartire, molti segnali positivi. Al tempo stesso i dati reali sui consumi rimangono molto controllati e contenuti. Una delle cose più importanti comunque è che la pandemia non ha cancellato la voglia di ambiente, di un cibo più sano e sicuro, di un'attenzione anche ai temi sociali ed etici davvero molto importante. E quindi possiamo dire che si è imboccata la strada giusta, ma ci sono alcune nubi all'orizzonte che possono pesare particolarmente. Tra queste forse la più importante è che rimangono tante le famiglie italiane con difficoltà economiche che pensano che dovranno ancora fare sacrifici, e questo può essere davvero il punto più delicato per una possibile ripresa. Quindi c'è un tema che riguarda le disuguaglianze che si sono accentuate durante il Covid e che sicuramente va combattuto con l'azione dei governi, ma anche con l'impegno delle imprese a rendere anche questi cittadini più protetti e sicuri. Per tornare ai livelli pre-Covid ci sarà ancora da attendere qualche anno, ma alcuni settori sono già riusciti a raggiungere gli standard precedenti. Ci sono dei settori che però sono già tornati ai livelli precedenti, sicuramente tutto il mondo della salute e del benessere, il mondo delle utenze, soprattutto perché gli italiani si attendono un rincaro delle bollette, poi il cibo domestico certamente a discapito in parte del cibo outdoor, che pur in ripresa è ancora lontano dai livelli pre-crisi. Faranno peggio le attività di entertainment outdoor, la spesa per lo sport e per i grandi eventi, ma se questo è l'atteggiamento sobrio degli italiani, c'è molto più ottimismo, molti più progetti riguardo ai prossimi anni e al futuro. Non sono mai state tante le persone che vogliono comprare una nuova casa, 1,2 milioni di persone si attende di farlo nei prossimi 12 mesi, e sono invece 9 milioni gli italiani che, approfittando dei nuovi incentivi, vogliono dare un volto nuovo alla loro casa, ristrutturarla, renderla più tecnologica. È tornata in presenza dopo l'edizione digital del 2020 Macfruit, la fiera internazionale dell'ortofrutta, a Rimini Expo Center in tandem con Fiera Vicola. Un grande hub nella produzione agricola e agroindustriale, diciamo, a livello europeo. Siamo entusiasti perché il settore sta dimostrando una grande voglia di ritornare a incontrarsi, di tornare a fare relazioni, cosa che è stato impossibile in questi ultimi 2 anni. Una vetrina per la filiera che gode di ottima salute. Il settore ortofrutticolo è un settore estremamente dinamico, un settore che non si è mai fermato anche durante la pandemia, che vale circa 15 miliardi di euro, di cui 5 destinati all'export. Ma se consideriamo anche l'indotto, probabilmente vale più del doppio. Quando parlo di indotto parlo di tutta la filiera che c'è dal campo fino al punto vendita, quindi le tecnologie, il packaging, i servizi, la refrigerazione, i trasporti. Questo è un settore in cui l'Italia ha un primato non solo produttivo, ma ha un primato delle aziende che operano nella filiera, sono veramente leader a livello di mercato. E Macfruit è la vetrina di questa filiera. E credo che proprio la diversità di Macfruit rispetto anche a altre fiere di settore sia proprio il punto di forza. In 3 giorni è possibile riuscire a capire dove va il settore, quali sono gli elementi di novità in un settore che ha cambiato così radicalmente nel giro di poco tempo. È fondamentale cogliere
quali sono gli elementi strategici, gli elementi di novità, e questo si può fare in 3 giorni di visita a Macfrut. Immancabile tra i temi del dibattito, il cambiamento climatico e le strategie per affrontarlo. Uno dei temi chiave di Macfrut, oggi cosa offre il settore, quali sono le possibilità che un agricoltore ha per fare la difesa attiva. Quindi le reti antigrandine, l'irrigazione antibrina e tanti altri sistemi che permettono di proteggere non solo dalle calamità ma anche dagli insetti che in questi ultimi anni hanno veramente falcidiato queste colture. La gentilezza migliora la qualità delle relazioni all'interno delle organizzazioni aziendali. La gentilezza è un nostro valore aziendale ed è sulla gentilezza che improntiamo il nostro approccio e il modo di gestire la relazione con i nostri clienti, che siano essi manager o professional. Per noi essere gentili dal punto di vista professionale significa trattare con sensibilità, empatia, obiettività e rigore metodologico le richieste di aiuto che ci vengono dai nostri clienti. Sappiamo che alle persone è sempre più chiesto di lavorare con autonomia e con capacità di autoregolazione e che ai capi è possibile ottenere questo orientamento nei loro collaboratori se modificano il tradizionale modo con cui gestiscono la relazione con loro, ovvero scegliendo di mettersi a supporto e a sostegno dell'impegno da loro profuso nel raggiungimento degli obiettivi assegnati. Gestire le persone con un orientamento al servizio e avere piacere nel farlo si sta rivelando oggi come la forma di leadership più efficace per raggiungere i risultati aziendali. In cosa consiste questo nuovo approccio manageriale? Si tratta in fondo di passare da una concezione di management by objective a una modalità di management by support. In HC siamo quotidianamente attivi su questo fronte. Con coaching individuali e team coaching sosteniamo le persone nel migliorare la loro efficacia manageriale e operativa e nel potenziare la loro capacità di incidere positivamente sui processi di lavoro e sulla presa di decisione. Anche nel nostro modo di essere manager ci ispiriamo alla gentilezza. Io stessa supporto i miei collaboratori con un orientamento al servizio e all'aiuto, accompagnato da pazienza e stupore per la bellezza dei risultati da loro raggiunti. La ripresa economica in corso in Italia potrebbe essere più solida del previsto. Il governo stima che il prodotto interno lordo cresca del 5,8% quest'anno, ma secondo il ministro dell'economia, Daniele Franco, non si può escludere che l'incremento sia anche leggermente superiore. Un rimbalzo importante dopo la perdita di PIL più profonda del periodo post-bellico. Scende il tasso di disoccupazione in Italia, ma non ancora ai livelli pre-Covid. Lo scorso luglio l'Istat ha registrato un calo contenuto del numero di occupati, 23.000 in meno, ma la forte crescita del tasso di occupazione registrata nei precedenti 5 mesi ha determinato un saldo positivo da inizio anno, 550.000 occupati in più. In lieve crescita, invece, il numero degli inattivi. Con la Brexit, i cittadini della Gran Bretagna abbandonano anche la dieta mediterranea. Le importazioni di pasta italiana nel paese sono crollate del 28% nella prima metà del 2021. Cali oltre il 10% per la salsa di pomodoro e l'olio di oliva e neppure il vino è risparmiato, con una flessione del 7%. Un calo dei consumi che mette a rischio il 3,4 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari italiane nel Regno Unito. Continuano ad aumentare gli attacchi informatici in Italia, con danni economici sempre più importanti. Lo scorso anno, secondo un rapporto di Clusit, il costo indotto da reati di origine informatica è stato di 7 miliardi di euro. Gli investimenti in sicurezza, invece, si sono fermati a 1,3 miliardi. Boom delle vendite di biciclette elettriche in Italia. Lo scorso anno, secondo i dati dell'ANCMA, sono 280.000 gli italiani che hanno acquistato una e-bike, con una crescita del 44% sull'anno precedente. Effetti positivi anche sulle aziende italiane del settore, che hanno registrato un aumento della produzione del 29%.
pioggia di dividendi delle società quotate in borsa internazionali. Nel secondo trimestre dell'anno gli azionisti hanno complessivamente incassato utili per 471 miliardi di dollari, il 26% in più rispetto al 2020. Segno che la pandemia di coronavirus, nonostante i lockdown e il blocco dell'economia reale, non ha penalizzato eccessivamente le società quotate. Anzi, le politiche e i sostegni delle banche centrali e dei governi hanno dato fiducia e fatto volare le quotazioni, con le borse tornate oltre ai massimi. E il futuro, secondo un report della società di gestione Janus Henderson, potrebbe essere anche più roseo. Per l'intero 2021 si stimano utili per 1.390 miliardi di dollari, il 10% in più rispetto all'anno precedente. Nella gara alla remunerazione degli azionisti, l'Europa corre più degli Stati Uniti, Francia e Svezia hanno avuto il rimbalzo più forte, ma anche l'Italia si è difesa, con un incremento di quasi il 30% nei dividendi, a quota 6,1 miliardi di dollari, nonostante lo stop della BCE alle cedole delle banche. A livello globale, i dividendi maggiori sono stati staccati dalle aziende minerarie, seguite dai beni di consumo. Stabile il settore finanziario, mentre l'energia soffre del calo dei consumi e ripaga gli azionisti meno dell'anno scorso. Eni, insieme abbiamo un'altra energia. Il bilancio di sostenibilità di Carlsberg Italia compie 10 anni. La settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2021 sarà dedicata alle comunità circolari. Efficienza energetica, nuove etichette per le lampadine. Con la pubblicazione del report relativo al 2020, il bilancio di sostenibilità di Carlsberg Italia compie 10 anni. Nel 2011, infatti, la filiale italiana del gruppo Carlsberg ha avviato il processo di rendicontazione delle proprie performance ambientali. I risultati ottenuti sono stati presentati nella cornice della birreria milanese Spirit de Milan. Un risultato importante è arrivato dal mercato italiano, che ha lanciato l'innovativo sistema di spillatura Draftmaster. Questo essenzialmente significa che vengono trasportati in giro per il paese molti meno imballaggi, il che comporta una riduzione molto significativa delle emissioni di CO2 ed essenzialmente riduce anche gli sprechi alimentari, perché la qualità della birra è migliore e non rimane birra nei fusti di acciaio. Quindi vediamo che nell'arco di 10 anni abbiamo ridotto l'impatto in termini di CO2 di circa 77.500 tonnellate di CO2, che è una quantità fenomenale. Si tratta di dati che permettono di guardare con fiducia al raggiungimento dei prossimi obiettivi di sostenibilità fissati dall'azienda. Sì, siamo ancora fortemente concentrati a proseguire il percorso nei 4 ambiti del nostro programma Together Towards Zero per raggiungere gli obiettivi estremamente ambiziosi che ci siamo prefissati per il 2030. Quindi riteniamo di essere sulla buona strada e siamo assolutamente convinti che, grazie allo spirito innovativo anche del team italiano che lavora con i nostri clienti, potremo davvero andare avanti con determinazione, portando nuove innovazioni dal gruppo ai mercati e ci auguriamo anche riportando innovazione all'interno del gruppo, perché l'innovazione e la sostenibilità sono parte integrante del DNA del gruppo Carlsberg. Azioni comuni e condivise contro l'eccessiva produzione di rifiuti che minaccia il pianeta. La settimana europea per la riduzione dei rifiuti è dedicata quest'anno alle comunità circolari per valorizzare e promuovere azioni che permettono la creazione e il consolidamento di legami sociali all'interno delle comunità, come ad esempio la creazione di orti urbani per condividere spazi e ridurre sprechi e rifiuti di imballaggio, iniziative per mettere in comune piccoli oggetti ed elettrodomestici o catene virtuose di condivisione di vestiti di seconda mano o di cibo che altrimenti verrebbe sprecato, e ancora piccoli centri di riparazione di oggetti danneggiati. Sarà possibile iscriversi alla SER 2021 fino a mercoledì 27 ottobre, accedendo al sito dedicato e registrando la propria azione. Nel 2020 l'Italia ne ha contate quasi 3.500, diventando così la nazione con più azioni in Europa. La 13ª edizione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti avrà luogo tra il 20 e il 28 novembre, e anche per il 2021 l'obiettivo sarà coinvolgere il più possibile pubbliche amministrazioni,
associazioni e organizzazioni no profit, scuole, università, imprese, associazioni di categorie e singoli cittadini nel proporre azioni volte a prevenire, ridurre o riciclare correttamente i rifiuti a livello nazionale e locale. Nuova etichettatura energetica per le lampadine. A partire dal 1 settembre, infatti, la nuova etichetta è entrata in vigore anche per le sorgenti luminose, come già avvenuto a marzo per gli elettrodomestici. Obiettivo? Offrire ai consumatori informazioni più semplici e smart, migliorando l'efficienza energetica in tutta Europa, permettendo anche di risparmiare in bolletta. Secondo le stime della Commissione europea, infatti, le nuove etichette energetiche su elettrodomestici e sorgenti luminose potrebbero portare a un risparmio entro il 2030 pari al consumo annuo di un paese come l'Ungheria. Tra le maggiori novità della nuova etichetta c'è la scala di efficienza energetica, 7 classi, da verde a rosso, da A migliore a G peggiore. Ma come districarsi nella scelta delle lampadine? Ad oggi le luci a LED restano la tecnologia più efficiente a disposizione e riescono ad offrire anche una soluzione migliore per lo smaltimento. Se infatti anche il silicio presente nelle lampadine LED deve essere correttamente conferito nelle isole ecologiche, nel caso delle lampadine alogene lo smaltimento è particolarmente difficoltoso a causa della presenza di gas altamente nocivi per l'ambiente. Insieme abbiamo un'altra energia.